The King of Games, il re dei giochi. È iniziata la partita, quanto dura questa sfida. Ciao a tutti ragazzi, nuovo episodio di The King of Games. Oggi siamo qui ad aprire due box di Assalto Ascensione. Eccoli qua. Come ogni giorno alle 11 un nuovo video sul nostro canale fino a fine emergenza coronavirus. Vi ricordo che noi facciamo spedizioni online, ogni giorno siamo super operativi anche se il negozio fisico è chiuso, ma bando alle ciance che siamo alla ricerca di Fulmine Tempesta e delle carte rare Starlight. Questo è il nome delle carte prismatiche che Konami ha voluto attribuire ufficialmente a partire dalla prossima espansione, che è Codice Eternità. Vi diamo anche una notizia: Duello Sovraccarico è regolarmente in spedizione, quindi lo riceveremo e saremo abili e pronti a evadere tutti gli ordini del prodotto, sia chiuso che delle carte singole. Quindi mi raccomando, mettete like al video, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella se non l'avete già fatto e soprattutto rimanete sintonizzati con noi anche sul nostro blog, dove ci siamo tutti noi, io, Cristian, Davide e tutti i ragazzi della redazione di King of Games, che vi portano news in anteprima e deck profile o qualsiasi anticipazione sul mondo di Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili. Bando alle ciance, abbiamo due box da aprire. Vediamo un po' che box ci darà meglio. Le carte le conosciamo già, quindi diciamo le mettiamo da parte, nel senso che non le annunciamo, magari annunciamo solo le ultra, le secret, e poi vediamo cosa fare. Intanto abbiamo trovato la prima ultra, che è Assaltatrice del Cielo, Assor Roz. Molto bene, una carta ultra abbastanza richiesta, quindi siamo contenti. Antichi guerrieri, Guan Yun il Leale. Uè, Guan Yun. Il primo box è già uscita una ultra. Ladra del Tempo Perpetua. Stiamo attenti anche al punto pecora, che è una carta da un punteggio abbastanza alto, perché è una carta rara che non esce in tutti i box. Barba Nera, il Capitano Controllo Bottino. Non esce in tutti i box e quindi ha acquisito un grande valore, perché si gioca in tanti mazzi. Ecco qua. Qui abbiamo il Megalito Aratron. Quale box ci darà meglio, sinistra o destra? Golem di Terra Ignister, Abominevole Anima Svincolata come carta foil. Megalito, Megalito, Megalito. Uilala, Nave di Controllo Bottino Moerk come rara segreta. Avanzamento Megalito. Ecco qui. La prima secret l'ha tirata fuori il box di destra. Ma qui c'è il punto pecora e quindi c'è un bel puntone per il box di sinistra che stiamo aprendo. Vediamo chi vince, se dove si trova e troviamo meglio. Abominevole Anima Svincolata, inutile dirvi che se esce il Fulmine Tempesta vince il box da dove è uscito. Se esce una prismatica, stessa cosa. Prismatiche valgono tantissimo ragazzi, si trovano una ogni 25 box. Megalito Ophiel e Ritratto Demoniaco sono carte pregiate che possono essere giocate, sì, ma soprattutto collezionate. Fusione Amore AI, Megalito Ophiel. Antichi guerrieri, San Mu il Magistrale, ultra rara. Ok, qui siamo un po' carenti, a sinistra parte il punto pecora. Utgarda, Boss Generator del Delirio. E
E Templare Nero at Ignister Ultra. Questa l'abbiamo aperta sempre a sinistra, sì, perché qua abbiamo tre buste e qui ne abbiamo un po' di più, ne abbiamo 5, perfetto. Allora adesso ne apriamo due qua, così torniamo in pari. Qui abbiamo Pegaso del Vento, Ignister. E Drago del Fulmine, Ignister, insieme a Fenice di Fuoco, Ignister. Andiamo avanti. Abominevole anima svincolata come super rara. Chissà che gli svincolati non facciano il loro debutto sulle sfere competitive. Caracol Super Shogun modalità 00N Burei Bu. E andiamo avanti di qua. Box che sto facendo aspettare la secret. Jacko Bolan, fortissimo, tenetelo d'occhio, soprattutto con Secret Slayers, la nuova espansione speciale Yu-Gi-Oh! Che uscirà a breve. Codificatore trasmittente invertito, uscirà ad aprile, salvo problematiche di questa emergenza. E qui abbiamo trovato la stessa rara segreta nel box. Benissimo proprio. Cioè, di questa qua ne abbiamo pochissime in negozio, quindi sono contenti, no, sono ironico. Purtroppo sono ironico, la carta secret che abbiamo trovato di più in assoluto. Strega Artigiana Jenny. E qui cominciamo con la seconda colonna di ogni box. Vediamo chi vince. Punto Pecora non si è fatto ancora vedere. Doyon at Ignister come ultra rara. Se qui non esce nient'altro, il punto pecora farà la differenza. Quindi abbiamo Utgarda, boss del delirio generator. E Templare Nero Ignister. Bene. Vabbè ragazzi, sono quelle le ultra, cioè, se apri due box non è che ci possa essere una grande differenza. Eccola qua, punto pecora, anche nel secondo box. Non è scontato trovarlo in tutti i box, quindi benissimo. E Jacko Bolan anche di qua. Vediamo se troviamo magari due punti pecora, speriamo. Qui la bustina è un po' rovinata. Megalito Aratron. E qui abbiamo la seconda secret, che è Picari at Ignister. Speriamo di non trovare anche dall'altra parte la stessa secret. Manca solo quello. Eccola qua la secret. Jitmekaku de il supremo brillante cervo del cielo. E qui c'è un colpo di coda del secondo box, signori, perché il secondo box ha portato la secret. Intanto abbiamo trovato un'altra Jenny. Eccola qui. Allora, a questo punto dovremmo trovare una prismatica. Speriamo, ma ne dubito fortemente. Allora, codificatore trasmittente invertito. Vogliamo essere i primi in YouTube Italia a trovare una prisma. Che dite, ce la facciamo? O l'abbiamo già trovata? Non mi ricordo. Karakuri Super Shogun modalità 00N. Allora, eccola qui, la saltatrice del cielo, Asso Rose prismatica, signori. L'abbiamo appena finito di dire. Incredibile, incredibile. Non ci credo. Allora, grazie. Qualcuno qui sotto ci sta benedicendo. Davvero. La saltatrice del cielo, Asso Rose prismatica. E vederla nella bustina, vederla
scorgere tra le carte è stata un'emozione unica. Tanto si vedeva, quindi c'era poco da fare il mistero. Fantastico, il sottotitolo, abbiamo trovato la prisma, finalmente, Linguribo. Mamma mia, che bello, cioè, signori, il box di sinistra è esplosivo, cioè, guardate le secret, la punto pecora, le ultra, guardate qua, cioè, pazzesco. Bella sbustata, scusate, mi riprendo un momento. che bello davvero. Dai, speriamo di trovare un'altra secret, così mi mandate a quel paese direttamente. E signori, siamo in un momento difficile. Questa prisma poteva sicuramente risollevarci il morale, ed eccola qua. Siamo vicini soprattutto anche ai nostri colleghi negozianti, che purtroppo stanno subendo questo momento difficile. Non è facile, non lo è per nessuno, ma speriamo di venirne fuori. Intanto abbiamo trovato Salmu il magistrale e Barbarossa il marinaio controllo bottino. E qui c'è Utgarda, Boss Generator. Beh, ormai qua inutile dirvi che stiamo aprendo, giusto per aprire, cioè, che tanto, cioè, è già uscito tutto, se esce qualcos'altro penso che non sia normale. E Strega Artigiana Jenny, molto bene. Allora, e qui c'è Perpetua, ultime due bustine, ma è già andata via tutta l'hype, perché qui c'è Megalito Aratron, ovviamente, perché qua non poteva esserci nient'altro dopo la prisma. E qui abbiamo Marincipessa Pascalus, o Pascalus per gli amici, come volete. Allora, signori, questa è la prisma. Questa è la versione ultra rara. E che dire, grazie per averci seguito, continuate a supportarci, mi raccomando, lasciateci un commento se volete insultarci. No, scherzo. E vi raccomando, continuate a seguirci e a supportare The King of Games. Grazie per la vostra visualizzazione fino a qui. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Se il video ti è piaciuto e vuoi diventare un bravo duellante, dacci un like, condividi e iscriviti al canale. Siamo anche su Facebook. The King of Games, il re dei giochi.